Ciao a tutti ragazzi, io sono Erco per lo staff del team FIFA Italia. Oggi in questo video vi porterò il secondo episodio del nostro Road to Glory in Coppa America con Gonzalo Higuaín. Nello scorso episodio avevamo ottenuto 5 bonus, dovevamo cambiare il portiere, la mezzala destra, il CoC, la TT e poi mi avete consigliato di cambiare il TS. In questi giorni abbiamo cambiato proprio il TS con Jonathan Silva, mi avete consigliato, davvero un giocatore dalle statistiche molto molto buone. Poi in porta mi avete consigliato di mettere Carrizo, come mezzala destra Mariano Izco del Chievo e come COC Castro e come ATT Lucas Melano. Davvero mi avete consigliato dei giocatori davvero molto molto forti e che davvero mi hanno sorpreso tantissimo. Quindi la squadra che useremo in questo episodio è questa. Come argentolari rimangono Catalan, Muñoz, Fabian Rinaldo e la mezzala sinistra che al momento mi sfugge il nome, e abbiamo messo questi 5 innesti argentolari che alzeranno il tasso tecnico della squadra. Come nella prima partita abbiamo incontrato questa squadra qui, davvero molto forte rispetto alla nostra, con Ruben Castro Toz, Sané Toz, Lucas Perez Toz, Hutto Toz, poi vari Depay, Schneiderlin, Çalhanoğlu, Dijkmeyer, eccetera. La partita inizia così, perdiamo questo pallone, quindi Lucas Perez serve Ruben Castro, che a sua volta serve Sané, che rientra sul sinistro, la mette verso Depay che salta Pinola, proprio Pinola, proprio lui riesce a metterci una pezza e il pallone finisce fuori. Poi c'è il calcio d'angolo per il nostro avversario, Çalhanoğlu la crossa in mezzo, Schneiderlin prende il tempo su tutti e prendiamo questo gol davvero molto sfortunato perché infatti qui esulta Schneiderlin, ma è autogol di Fabian Rinaldo, guarda lì che la devia e non riesce a buttarla fuori dalla rete. La nostra reazione arriva subito dopo questo piccolo giro palla. Pinola serve Izco, la mette per Blanco, poi ancora per Izco, Melano vede Higuaín con una finta ne salta uno, poi serve Castro, Castro la crossa in mezzo, ma Melano non ci arriva e quindi il nostro avversario può attaccare. Poi proprio il nostro avversario continua ad attaccare con Sané, che viene atterrato per l'arbitro del calcio di rigore, anche se a parer mio era fuori area. A battere il rigore andrà Ruben Castro, però capiamo subito che fa un pallonetto e Carrizo la para senza problemi, quindi il risultato resta sull'1-0. Poi attacchiamo noi con Isco, che serve Higuaín prova il tiro a giro da fuori e fa un grandissimo gol, un gol davvero campione di Gonzalo Higuaín, una traiettoria velenosissima a scendere a giro, Courtois davvero non può fare niente. E Gonzalo Higuaín realizza il suo quinto gol nella nostra serie. Ricordiamo che l'obiettivo da raggiungere è quello di 50 gol in 25 partite. Davvero qui un gol fantastico di Higuaín. Il nostro avversario poi perde palla, qui Izco serve proprio Higuaín che la mette giù in maniera fantastica, tira questa bordata e Courtois la para. Questa azione mi ha ricordato molto il gol che ha fatto Higuaín contro l'Inter nel girone di andata. Beh, attacchiamo ancora con Melano che la mette dentro per Higuaín, un pallone fantastico, Higuaín la mette giù e tira questo piazzato sul primo palo, purtroppo davvero non può fare niente ed è 2-1 per la nostra squadra con Gonzalo Higuaín che sale a quota 6 gol nella serie. Davvero un gol bellissimo di Higuaín per controllo, eccetera. Poi Blanco, serve ancora Higuaín che però è molto largo. Prova a fare tutto da solo, a Schneider l'incontro, Higuaín prova a rientrare, va via di fisico, poi però sul più bello Schneiderlin gli tocca la palla e gli impedisce di andare a concludere l'azione. Poi il nostro avversario attacca con Hut che serve Lucas Perez che vede il taglio di Ruben Castro che con un fantastico tap-in rasoterra ci spiazza e porta il risultato sul 2-2. Davvero un peccato perché avevamo reagito bene, Higuaín l'aveva ribaltata da solo praticamente, però poi Ruben Castro ci pareggia. Purtroppo non sarà finita qui perché Lucas Perez farà tutto da solo, prenderà il palo e Ruben Castro sulla ribattuta la metterà dentro 3-2, quindi questa partita purtroppo la perdiamo dopo aver giocato davvero molto molto bene e quindi perdiamo uno scatto di versione. Nella seconda partita abbiamo preso questo avversario con 41 intese, una squadra praticamente scarsissima, tutti i giocatori senza intesa praticamente, però era abbastanza tosto e siamo stati davvero sfortunati, già qui da subito con Higuaín che tira questo siluro. Però Emiliano la para senza problemi. Poi il nostro avversario prova ad attaccare proprio con Mario Gomez, che la tiene lì, salta Pinola, riesce poi a rientrare ancora sul sinistro, la mette in mezzo dove c'è Kagawa, ma Carrizo blocca senza problemi. Poi Melano serve ancora Higuaín,
La palla arriva a Castro che la mette proprio per Higuain. Higuain va di destro, fa gol, ma il guardaline purtroppo alza la bandierina, quindi gol annullato per Gonzalo Higuain. Nell'azione successiva, in nostro caso, se servirà sempre Higuain, che fuma Gibbs praticamente, se la porta sul destro, proverà a tirare a giro, però la palla sarà deviata, quindi non sarà gol. Poi ancora Castro, fantastico come giocatore, serve Gonzalo Higuain. Gonzalo Higuain riesce ad entrare in aria, tira ancora a giro e ancora una volta il pallone è deviato e ancora una volta ci strozza in gola l'urlo gol. Poi grandissima palla qui per Higuain che non può sbagliare al 45esimo e la mette dentro. 1-0 per la nostra Argentina. Davvero un bel gol di Higuain con un ottimo taglio, poi è stato servito in maniera fantastica da Izco. E quindi 1-0. Davvero, guardate qui che taglio che va a fare Higuain, la mette giù col sinistro e batterà di destro. Dopo questa, al 64esimo, il nostro avversario quitterà e quindi diciamo ci portiamo un bonus in più per la nostra serie. Peccato però in questa partita perché potevamo fare molti più gol, perché per fortuna il nostro avversario aveva una squadra praticamente di merda, però comunque era un avversario molto molto tosto. Quindi abbiamo diritto a due bonus per la doppietta, più un altro bonus per il gol nella seconda partita, più un bonus per la vittoria per quit, però dobbiamo sottrarre il bonus per la sconfitta, quindi abbiamo solo tre bonus in questo episodio. Come ci ho detto, direi di cambiare Castro, poi direi di cambiare Munoz e direi di cambiare anche Fabian Rinaldo, che però questo qui lo sceglierò io, lo cambiamo con Videla perché è un giocatore che davvero mi piace molto, ha davvero delle ottime statistiche e potrebbe essere un'ottima diga davanti la difesa. Quindi commentate per consigliarmi chi mettere come difensore centrale e come mezzala sinistra. Quindi come non rari restano ancora Pinola e Catalan, che però sono due giocatori che mi sono piaciuti molto, quindi saranno gli ultimi a essere cambiati per poi passare a una squadra full argento rara. Detto questo video può finire qui, vi invito a lasciare un like, appunto a commentare con i giocatori che vorreste vedere qui dentro. E da Erco per lo staff di Ultimate Team, FIFA Italia è tutto, ci vediamo in prossimo video, bella!